Baby boomer, croce e delizia di ogni onicotecnica. In questo video vi faccio vedere quanto è facile e veloce ricrearlo se avete a disposizione i prodotti giusti. In questo caso ho scelto ed utilizzato gli Ice Gel Michelle Nails. È un gel bifasico, autolivellante, di media densità, che non cola, che vi faciliterà tantissimo la limatura. E addirittura io, ragazze, uso la tecnica no file, quindi senza limatura, perché come vedete è veramente facilissimo da modellare. Come vedete, anche girando l'unghia della nostra cliente, lui si automodella molto facilmente. È un bifasico, ma come vi consiglio sempre, associate una base adatta alla lamina della propria cliente. Ice Gel lo trovate in barattolini da 15 ml e 60 ml. Ci sono in diverse colorazioni e devo essere sincera, per me tutte valide per realizzare un bellissimo baby boomer. Alla fine vedrete le tonalità tutte stese e deciderete voi quale baby boomer preferite. Oltre a tonalità di rosa e camouflage, abbiamo anche il baby boomer adatto proprio a fare il baby boomer, perché è un bianco lattiginoso, e anche il bianco French, quindi adatto per fare il French in struttura. Per quanto riguarda la sigillatura, ho preferito il top coat perché ha il filtro UV antigiallo e quindi è adattissimo alla sigillatura sui colori chiari. Invece, se notate difetti di superficie oppure se avete bisogno di sigillare una nail art fatta in rilievo in superficie, affidatevi all'Extreme Shine HD. Ice Gel, rosa lattiginoso, pink bubble, pesco, camouflage, cipria, baby boomer e bianco French. Qual è la tua tonalità preferita? Negli ultimi anni abbiamo anche imparato a scegliere il colore di gel in base alla carnagione della nostra cliente. Per questo vi consiglio di acquistare tutti i mini barattolini da 15 ml e poi, dopo aver provato quali sono le tonalità di rosa più indicate alla vostra clientela, rifare rifornimento con i colori giusti da 60 ml. Esiste il baby boomer perfetto per ogni cliente. A parte i gusti, ci basterà scegliere il rosa in base alla carnagione della nostra cliente. È quindi molto semplice realizzare il baby boomer in struttura. Basterà fare una prima passata di baby boomer andandolo a sfumare verso la zona cuticole, quindi partendo dal centro dell'unghia, andando a morire verso il bordo libero, girando l'unghia e andando a sfumare verso il giro cuticole. Il secondo step è quello di creare la bombatura alla nostra struttura, quindi appoggiando sull'apice la pallina di gel rosa, del rosa che avete scelto, e poi andando a spostarlo verso le cuticole, verso i vali laterali, e poi portandolo a morire verso il bordo libero.
Dobbiamo quindi avere più prodotto sull'apice e molto meno prodotto nel bordo libero. Con questi gel la tecnica no file viene benissimo, ma se avete bisogno di sistemare la superficie vi basterà passare un buffer. Ho ricreato per voi 5 baby boomer in base a tutte le tonalità di rosa di Ice Gel. Questo è il risultato finale. A voi, quale piace di più?